Siamo da CoinBar a una riunione di cripto appassionati e di investitori e oggi siamo in periodo Halloween, perciò chiederemo agli investitori qual è la cosa di cui più in assoluto hanno paura. Andiamo, paura, pauroso. Questo è Investitori Folli, la più folle community di investitori in Italia. Siamo con Giacomo. Ciao Giacomo. Qual è la cosa che da investitore ti spaventa di più? Allora, da investitore in ambito cripto io direi un Binance che potrebbe crollare, un CZ che scamma in qualche modo alla SEM, oppure una regolamentazione esagerata, diciamo. Cosa potrebbe succedere secondo te se CZ scammasse alla FTX? Non me lo voglio immaginare, guarda, perché comunque Binance ormai è un'istituzione, quindi oltre alla market cap che ha, gli eventi che organizza, l'onboard che fa, sarebbe un danno secondo me per tutto il settore cripto, quindi secondo me sarebbe molto spaventoso. Sì, sarebbe molto per Halloween, secondo me. Beh, speriamo che allora il 31 ottobre non ci faccia uno scherzetto. Esatto, speriamo che si dorma tranquillo, festeggi. Una storia spaventosa da raccontare in tema? È una storia spaventosa, direi. Diciamo che il giorno in cui UST è arrivato a zero non ero tanto contento, e nemmeno il momento in cui FTX ha fallito. Questo sicuramente, quelle sono state storie molto molto spaventose, sì. Sicuramente sì. Va bene, grazie. È stato un piacere. Un piacere mio. Ti vuoi presentare? Sì, mi chiamo Francesco. Che cosa fai, Francesco? Io faccio project manager in Enel X-Way. Se vedete colonnine di ricarica delle macchine elettriche, quello faccio. Figo, figo. E c'hai anche roba tua di contenuti? Sì, nel tempo libero creo anche contenuti sui social, prevalentemente TikTok. Vedi quanta gente interessante si trova a questi meeting. Tu sei un investitore, no? Ovviamente. Sì. Qual è la cosa che ti spaventa di più da investitore? Ce ne sono tantissime. Diciamo il crollo di Binance mi potrebbe spaventare. Anche te il crollo di Binance. Oppure USDT magari che fallisce. Sto proprio pensando le cose peggiori. Salutiamo il nostro amico Paolo Arduino. Non importa come, basta che regga. Basta che regga, sì. Basta, cioè queste sono le cose proprio più spaventose in assoluto. Una storia che ti senti di raccontare? Storia personale. Raccontala magari in modo spaventoso. Immaginate di avere un po' di soldi da parte, di voler fare il colpo della vita, e poi a un certo punto provi ad investire in Luna e poi Luna crolla e perdi tutto. Cioè, la cosa più brutta di questa, io ho già i brividi, mamma mia. Ed è quello che mi è successo. mi dispiace molto, ma ti ringrazio. Ci ho provato, è andata male. Grazie a te, carissimi investitori. Dato che qua è molto affollato, proviamo ad entrare dentro. Venite con me. Qua stiamo con Biondo Era e Bello. Eccoci. Come ti chiami? Ti vuoi presentare a tutti? Filippo Bernardini. Sei un investitore? Sono un investitore. Sai che siamo ad Halloween, quindi okay. È tema di cose spaventose. Sì. Qual è da investitore secondo te la cosa più spaventosa in assoluto? Investire sulle shitcoin penso sia la cosa più spaventosa. Da un momento all'altro ti possono fare un per 200 e ti possono far crollare tutto. Diciamo è un po' come andare sulle montagne russe, tante emozioni. Molte emozioni. Ecco, se investi troppo in alto ti fai male, insomma. Hai una storia spaventosa che ti è capitato, che... Un amico, sì, un cugino. Sì, ho un cugino che mi ha consigliato una bella shitcoin. Vogliamo il nome? Allora, il nome Cat Girl si chiamava questa shitcoin. Questo cugino mi ha consigliato di metterci qualche soldo. Io ho detto, vabbè, non ci metto $100, ce ne metto 3.000. Questi 3.000 ancora li cerco, sono diventati 10 centesimi. Questa è la storia un po' più spaventosa che abbiamo, insomma. Buon Halloween. Io spero che queste storie comunque facciano, diciamo, sì, un po' la... qualcosa. Mettano la testa a posto a chi guarda, sì, che sì. Magari non ci devono passare anche. Non investite sulle shitcoin. Questo è un consiglio molto molto prezioso. Wow. Grazie. Prego. Grazie. Tu come ti chiami? Davide, piacere a tutti. Anche tu sei un investitore? Certo, ovviamente. In cosa investi? Poi diciamo che simpatizzo per Bitcoin, ma non ci investo. Qual è la tua più grande paura allora? Perdere il wallet? Probabilmente sì, ma ovviamente non ho un wallet. Però potrebbe essere una grandissima... Perdere grandissima il wallet, perdita, che esatto. È una storia da raccontare molto spaventosa. Mi è capitato una volta di accettare dei consigli per quanto riguarda queste shitcoin. Classiche shitcoin su magari rete Ethereum, è andata abbastanza male. Mi avrei pure pagato di commissioni. Ovviamente uno scam completo. Alte commissioni per pagare scam nello scam. Esatto. Grazie. Grazie a te. Grazie. Ma sei bel suono. Ti vuoi presentare al nostro pubblico? Piacere, sono Federico. Sono di Roma. Piacere, Federico. Michelangelo di Roma. Cos'è la cosa che ti spaventa di più da investitore? Probabilmente
probabilmente investire in qualche scam, però dipende, insomma, sì, anche perdere wallet potrebbe essere una brutta esperienza. Di solito qual è la tua strategia per capire se un progetto è scam o meno? Dipende, guardare un po' le tokenomiche, capire un minimo chi c'è dietro al progetto, se i sviluppatori sono conosciuti, se i promoter sono conosciuti, se hanno già fatto scam in precedenza o cose simili. Quindi diciamo, sotto quel punto di vista, se c'è qualcosa che puzza, subito allontanarsi. Meglio se... Poi diciamo che come investimento prediligo sempre Bitcoin. Hai una storia spaventosa, diciamo, da raccontare in tema investimenti? Sicuramente qualche investimento sbagliato, in leva, a margine, dettato dall'inesperienza. Pure proprio il mio primo investimento, che è stato inizio 2018, fine 2017, quando ho investito in XRP, che sta al suo time high. E poi non ha più raggiunto. Non ha più raggiunto $2.80, e quindi sì, questa è una storia un po' spaventosa nel mio percorso, però anche quella è stata un'esperienza che mi ha aiutato ad imparare. Grazie. Vedo delle ragazze e quindi per rispettare le quote rosa, mi sembra giusto, vorrei intervistare anche loro. Sei una investitrice? No. No, ok. Niente. Sei un'investitrice? Quasi. Stiamo facendo un video a tema Halloween. Vogliamo sapere qual è la cosa che da investitrice più ti spaventa. No, vabbè ragazzi, io non sono proprio un'investitrice, io sono rappresentante di un acceleratore, quindi collaboriamo molto strettamente con gli investitori. Se mi può spaventare vedere un deck che proprio non ha senso e quindi perdere tempo per un deck che non ha valore e non è mica preparato. Grazie. Niente. Carissimi investitori, anche questo video un po' tenebroso, girato di notte, è finito. Io ci terrei molto a sapere quali sono le vostre personalissime paure da cripto investitori o investitori in generale. Quindi scrivetele qui sotto nei commenti. Ci tengo, insomma, a creare una discussione nei commenti. Sarebbe figo che ognuno scriva la sua paura da cripto investitore. Lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate la campanellina. Ci vediamo. I prossimi video saranno molto fighi quanto quelli precedenti che stanno qua. Guardateli, ciao!